Expo Vending Sud 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Armai 18 SH e ci troviamo in compagnia di Giovanni Giangrasso, il responsabile commerciale dell'azienda. Giovanni, è stato un gran piacere rivederti, soprattutto perché io e te ci conosciamo da ben 37 anni. È vero, ci conosciamo da parecchio. È sempre un piacere vederti e incontrarti. Siamo qua, siamo arrivati in Sicilia, siamo sbarcati, stiamo cercando di trovare nuovi clienti, nuovi sbocchi. L'azienda è un'azienda nata 30 anni fa in Albania. Ecco, e allora andiamo con calma. Tu hai un percorso professionale bellissimo, addirittura invidiabile da tantissimi del settore. Sei sempre rimasto fedele a quello che era il tuo core business 37 anni fa, i prodotti monouso, oggi di plastica, allora di plastica, oggi di carta. Facciamo quindi una breve, diciamo un breve riepilogo della storia di questa azienda in un minuto. Allora, velocissimi. L'azienda nasce, detto, 30, più di 30 anni fa, 40 anni fa facevamo posate di plastica in Italia, poi abbiamo aperto l'azienda in Albania, dove abbiamo continuato a produrre posate, abbiamo fatto i bicchieri di plastica, i piatti, le scodelle, tutti gli articoli in monouso. Quando c'è stata la nuova normativa europea sull'utilizzo della plastica, abbiamo deciso di convertire la produzione nella carta e oggi abbiamo una bella aziendina albanese, ma con tutti i requisiti tecnici e gli aspetti dell'azienda occidentale, non è l'azienda albanese di una volta. Oggi abbiamo 12 linee di produzione, lavoriamo su 3.000 metri quadrati di struttura e facciamo bicchieri di carta personalizzati. Nel settore delle torrefazioni chiaramente siamo avvantaggiati perché riusciamo a personalizzare il prodotto a dei costi decisamente convenienti, e questo è il nostro core business, è quello dei bicchieri per la torrefazione, che è il settore dove ci muoviamo meglio e abbiamo meno concorrenza da parte dei cinesi, che oggi la fanno un po' da padrona sul prodotto di carta, perché per loro è molto più economico e partono da materia prima estremamente più conveniente. Noi riusciamo a difenderci con la personalizzazione, abbiamo acquisito dei marchi importanti nel settore del caffè e speriamo di proseguire, di crescere ancora di più. Mentre tu parlavi, c'erano in visualizzazione una serie di bicchieri personalizzati che abbiamo avuto modo di ammirare. La varietà è davvero ampia, perché vi rivolgete sì naturalmente alle torrefazioni, ma anche e soprattutto in questo caso ai gestori, così come alle società di catering e così via. Sì, abbiamo anche altri settori oltre il torrefattore, abbiamo l'ingrosso, abbiamo il tradizionale, abbiamo il vending, dove abbiamo fatto un bicchiere con le stesse dimensioni di quello di plastica di una volta, di polistirolo, per cui diamo meno problemi nelle macchine di distribuzione automatica, perché il bicchiere non si incastra, riesce a cadere bene nella manina di presa, e abbiamo avuto un ottimo riscontro su questo prodotto qua. Ricordiamoci tutti i problemi legati ai bicchieri di plastica, lo sgancio, la smagnetizzazione e tanti altri piccoli problemi che chi fa la gestione conosce molto bene. Ed è uno dei motivi per cui continuano ancora a prediligere la plastica, perché per loro gli crea molto meno problemi, diciamo la verità. E allora Giovanni, diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per chiedere maggiori informazioni senza alcun impegno, parlare magari con te o con qualcuno degli agenti che vi rappresentano in Italia e chissà aprire un nuovo canale di collaborazione. Ma io seguo la parte commerciale per tutta l'Italia, quindi posso darvi la mia mail dove potete rintracciarmi, che è giovanni.giangrasso@virgilio.it. Là mi potete trovare, il mio numero di telefono ve lo trovate sui Deprian, sul sito ci sta anche questo. Bene, allora Gianni, nel frattempo ti dico che è stato un gran piacere rivederci di persona. Caro, tu lo sai, ci conosciamo da una vita, è sempre un piacere vederci e incontrarci e speriamo di poterlo fare ancora per molto tempo.
riusciremo certamente magari proprio a Venditalia 2024 da qui a 12 mesi. Giovanni, molte molte grazie. Grazie a te e grazie a tutti, vi saluto, gentilissimo come sempre.